Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Siamo al capitolo sesto di Giovanni. Dopo aver ascoltato il miracolo della donazione dei pani, dei pesci, Gesù sfama 5.000 persone. Nel capitolo sesto Giovanni ci presenta il capitolo della Eucaristia e tutto questo nella sinagoga di Cafarnaum. C'è un discorso tra Gesù e la gente. La gente chiede qual è l'opera di Dio e Gesù dice: l'opera di Dio è credere in colui che il Padre ha mandato. Quindi c'è questo invito alla fede. E le ultime parole del Vangelo che abbiamo ascoltato sono un invito alla fede. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. L'uomo ha fame, ha sete di cibo, di acqua, ma c'è un pane che viene dal cielo, c'è un'acqua che viene dal cielo e questo pane, quest'acqua che viene dal cielo è lo stesso identico Gesù, che viene dal Padre. Allora Gesù assicura: chi mangia di me, chi beve di me, non avrà mai sete, mai più avrà fame, mai. Gesù è il dono del Padre, è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo. È bello questo, pensare che Gesù è il dono che il Padre fa alla umanità. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Il tema della vita perdura in tutto il discorso eucaristico. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, ecco l'aggettivo vivo. Chi mangia di me vivrà per me, il verbo vivere. Chi mangia di me non morirà in eterno, è sempre la vita che trionfa. E allora accogliere Gesù significa fare esperienza di vita. Da notare che Giovanni è l'unico degli evangelisti che non narra durante l'ultima cena l'istituzione dell'Eucaristia, perché il capitolo sesto del suo Vangelo è tutto un discorso eucaristico. Giovanni nell'ultima cena soprattutto sottolinea l'amore vicendevole. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, così fate anche voi. Ecco il testamento di Gesù. Lui si dà al Padre per la vita del mondo, gli uomini devono amarsi tra di loro servendosi a vicenda. Nella prima lettura abbiamo ascoltato un brano dell'Esodo. Il popolo che era nel deserto a un certo momento protesta contro Dio: fossimo morti per mano del Signore nella terra di Egitto. Siamo qua in un deserto, abbiamo bisogno di pane, abbiamo bisogno di carne, abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno. E invece qui nel deserto non c'è nulla di tutto questo. Il Signore ascolta la richiesta degli israeliti e dà loro la manna come cibo, dalle quaglie come carne e fa anche sgorgare acqua nel deserto per il popolo. Ecco, Dio si prende cura del suo popolo. Questo è il pensiero grande che noi vogliamo trarre proprio dal brano della prima lettura. Ma possiamo trarre una riflessione conclusiva altrettanto bella dalla seconda lettura. Paolo si rivolge agli Efesini. In queste ultime domeniche abbiamo letto proprio brani della lettera agli Efesini. Questa lettera inizia con quel cantico spirituale: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto, vivendo nella carità.
in Gesù chiamati ad essere santi e immacolati. Ora Paolo, rivolgendosi agli Efesini, li invita alla conversione. Vi scongiuro, dice, nel Signore, non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri. Vi scongiuro. C'è la possibilità di vivere secondo i pagani, secondo l'uomo vecchio, seguendo le passioni, seguendo i desideri della carne, ma c'è anche la possibilità di vivere l'uomo nuovo in Cristo Gesù, nella giustizia e nella vera santità. Noi siamo stati creati dal Signore proprio per vivere nella giustizia e nella vera santità. Allora il pensiero di Paolo è un invito alla conversione. Ricordiamoci che noi abbiamo una dignità immensa. Il Signore ci ha chiamati ad essere santi e immacolati al suo cospetto. Quest'oggi Paolo ripete gli stessi concetti quando dice che l'uomo nuovo è stato creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Notate questo richiamo alla santità. Tutti chiamati ad essere santi. Dio solo è il santo. Noi, creature sue in Gesù, chiamati ad essere santi. Signore, ci sentiamo piccoli piccoli, forse anche perché siamo presi dal nostro peccato, ma tu guardi al di là del nostro peccato. Nella tua misericordia infinita, tu ci vuoi santi al tuo cospetto. Signore, vogliamo nutrirci di te. Vogliamo abbeverarci di te per sperimentare la bellezza della nostra dignità, chiamati ad essere santi. Grazie, oh Signore, grazie.